Alessandro Preziosi, mattatore col suo Don Giovanni a decretarlo, il pubblico del Teatro Donizetti, 5.776 presenze per le 6 repliche dello spettacolo, mai sotto i 900 spettatori. Bene anche la scuola di Silvio Orlando e l'importanza di chiamarsi Ernesto di Wilde, messo in scena da Geppi Iglesias. Vanno alla grande i classici, un po' meno le riletture e le sperimentazioni, oltre 1.000 presenze in meno per Un sogno di una notte di mezza sbornia, il Bell'Antonio e le sorelle Macaluso. Ma tant'è, la stagione di prosa si è conclusa e le note positive sono molte, soprattutto se rapportate al panorama teatrale nazionale. Aumentano gli abbonati, un patrimonio ingente e preziosissimo, più 190 rispetto all'anno passato, 3.846. Raggiungono quota 407 gli abbonati al carnet, 4 spettacoli a scelta sui 9 in cartellone. Oltre 11.000 gli spettatori, oltre gli abbonati, e un trend sempre in crescita. Abbiamo avuto una crescita importante. Credo che in questi momenti, tra l'altro guardando il panorama teatrale italiano, nazionale, possiamo sicuramente essere orgogliosi come Bergamo, come Teatro Donizetti, di poter raggiungere questi risultati anche in termini di crescita dell'affluenza del pubblico. Continua a soffrire la rassegna minore, altri percorsi, dopo il tracollo di 2 anni fa non si è più ripresa, 257 abbonamenti contro i 368 del 2012, ebbene solo Battiston e Del Bono, per una rassegna che ha perso la sua identità alternativa e il pubblico lo ha capito. Credo che si debba tornare un attimino su dei vecchi binari per portare delle novità importanti, magari poco conosciute, e che però il pubblico negli anni scorsi aveva apprezzato. Il teatro va bene, basta dare un'occhiata agli indici di riempimento medi della sala, che nella prosa è di 870 spettatori su una capienza effettiva di poco più di 1.000 posti. La sostenibilità economica è lontana, biglietti e abbonamenti ripagano il 70% dei costi sulla prosa e il 55-60% comprendendo le altre attività del teatro. La scelta fatta anche dalle amministrazioni precedenti è quella di dare un'offerta culturale di qualità, di rilievo, magari qualche volta meno attraente dal punto di vista botteghino, ma molto importante dal punto di vista culturale. Il piacere, perché cos'altro ci...